Buongiorno caprette! In questa puntata di Scuola Zon News parleremo del maxi sciopero globale di oggi per la salvaguardia dell'ambiente, di tutte le curiosità sulla festa del papà del 19 marzo e, per concludere in bellezza, vedremo perché il Ministero della Cultura ucraino ha inserito il cantante albano nella lista nera delle potenziali minacce per il paese. Per la giornata di oggi, 15 marzo, è previsto uno sciopero globale della scuola. Gli studenti di tutto il mondo scenderanno in piazza per salvare il pianeta e combattere le cause dei cambiamenti climatici. Andare a scuola è importante per costruirsi un futuro, ma che senso ha se quel futuro potrebbe non esserci? L'idea è quella di rinunciare a un giorno di apprendimento per sensibilizzare i governi di tutto il mondo su un problema gravissimo che potrebbe non concederci il lusso di cogliere i frutti di quello che stiamo seminando andando a scuola. Il riscaldamento globale è un'emergenza che non si può ignorare. Se nel Trono di Spade sono tutti in ansia perché l'inverno sta arrivando, noi dobbiamo preoccuparci di un'estate infinita. Sì, lo so, detta così sembra una figata, ma non è un'estate tipo siamo tutti in costume, ci divertiamo, che bello, ora mi bevo un mojito. È tipo una sauna che dura in eterno e non depura neanche la pelle. Casomai voleste saperne di più sul riscaldamento globale, c'è una splendida nocciolina di Scuola Zoo su YouTube che può spiegarvi tutto quello che c'è da sapere in pochi minuti. Ma sono sicuro che l'abbiate già vista tutti, altrimenti dovrei arrabbiarmi parecchio. Abbiamo da poco celebrato la festa della donna, ma stavolta tocca ai maschietti. E, in particolare, ai papà. Ma perché la festa del papà si celebra il 19 marzo? Questa data è stata scelta solo dai paesi di forte tradizione cattolica, in quanto il 19 marzo si festeggia San Giuseppe, padre potativo di Gesù. In moltissimi paesi del mondo si festeggia invece la terza domenica di giugno. Le radici di questa data sono da ricondurre al 1908. Quando la signora americana Sonora Smart Dodd sollecitò l'istituzione di una giornata che festeggiasse i papà, dal momento che suo padre aveva cresciuto lei e gli altri figli da solo, in quanto rimasto vedovo. Lei stessa organizzò la prima festa del papà degli Stati Uniti e lo fece a giugno, mese nel quale il padre compiva gli anni. Ma cosa si fa per la festa del papà? Beh, in Italia, come per qualsiasi festività, facciamo sempre la stessa cosa. Mangiamo! Per noi italiani ogni scusa è buona per sederci a tavola e sfondarci di cibo buonissimo. In tutto il sud Italia sono molto diffuse le zeppole di San Giuseppe, un dolce fritto molto simile a un bignè. Al nord, invece, il dolce tipico per questa festa è la raviola, originaria di Bologna. Per quelli a dieta, invece, il principale consiglio è quello di fare tanti tanti auguri al vostro paparino e dirgli che gli volete tanto tanto bene. E magari fategli anche un regalino, non siete tirchi. Il Ministero della Cultura ucraino ha inserito niente po' di meno di Albano nella lista degli individui che considera una minaccia per la sicurezza nazionale. Ma perché? È risaputo che Albano in Russia riscuote un grande successo e il cantante non ha mai nascosto la sua ammirazione per il presidente russo Vladimir Putin. Agli ucraini Putin non sta particolarmente simpatico e questo apparentemente è bastato a considerare Albano un terrorista potenzialmente pericoloso. Io personalmente trovo più minaccioso Gigi D'Alessio. Sicuri di non voler mettere anche lui?